Eccoci, siamo di nuovo insieme a tutti i nostri telespettatori di Aluweb TV. Oggi di nuovo parliamo di politica e abbiamo l'onore di avere l'onorevole attualmente Claudio Borghi della Lega, Buongiorno. benvenuto, e che è poi il capolista per la Lega nella circoscrizione del Senato che comprende tutta la Toscana. Quindi, insomma, anche impegnativa girarla tutta per questa campagna elettorale. Direi di sì, io la volta scorsa sono stato eletto a Siena e era più semplice, mi verrebbe da dire, sebbene una città un po' complicata, come so che ci sono delle rivalità, diciamo così, ataviche fra Arezzo e Siena, quindi devo stare attento a quello che dico, No, però è una noi città complicata, mettiamola così. E adesso avere tutta la Toscana, per uno come me che quando si prende a cuore le cose pensa di farle bene, Infatti ho è un po' visto, era complicato già proprio come idea. qualche giorno fa l'isola d'Elba, insomma, quindi non solo c'è la terraferma, ma ci sono anche le isole, insomma, è una regione impegnativa. Diciamo che comunque quello poi è anche una questione di preferenza personale, cioè io sono molto più per andare nelle periferie, nei piccoli centri e cose di questo tipo, perché quelli che abitano nel centro storico si aiutano già da soli, Ecco, ecco, mi certo, verrebbe quindi da dire. questa era la stoccata. Perché insomma quelli tanto votano un altro partito, Boh, volevano. fino ad oggi, poi potrebbero cambiare. Perché le Conviene anche a ZTL, loro. certo. Senta, allora, attualmente insomma, la situazione economica, sociale è una situazione abbastanza. Cioè, in questo momento direi, se dovessimo dire che tocchiamo con mano questo precipizio che viene continuamente annunciato, io direi di no, no, perché insomma per il momento non c'è nessuno. Sì, ci sono delle difficoltà, però si sembra, si prospetta che quest'autunno chissà cosa possa succedere. Io seguo la politica diciamo, da quando ho iniziato a lavorare, perché ho iniziato a lavorare a 19 anni in borsa, no? Presente in Borsa Milano, quando ancora si facevano i segni, quindi ormai a 19 anni, quindi ormai sono 33, Ma non lo diciamo, eh. vabbè, sono del 70, comunque sono 33 anni che più o meno per lavoro o per interesse seguo la politica e siamo sempre stati nel baratro. Si ricorda un anno in cui tutto bene, no? No, Una no, cosa. questo lo dico, lo devo. Io dico, siamo sempre stati nel baratro e ogni volta il baratro è più profondo, no? Quindi mi dà l'idea che più che un baratro sia un pozzo, no? Che noi stiamo scavando tipo pala, no? Perché ogni volta è peggio. Ora, qui le priorità di solito degli italiani tendono a essere quello che poi dà origine al baratro, tendono a dividersi in due categorie, quelle che mi toccano e quelle che non mi toccano. Io quando c'è stata la questione Banca Etruria, tanto per dire, io diventavo matto perché conoscendo la fattispecie delle obbligazioni subordinate, similari perché la facevo per lavoro, dicevo, oh, ma guardate che grave, qui c'è la gente che perde i soldi. Mediamente la gente diceva, ma a me che me frega, io ci sono di Banca Intesa, no? Cioè, di base, no? Non capiscono. Invece quando gli arriva in casa il problema, allora a questo punto diventa importante. Io giro, no? Ho girato qua per tutta la Toscana e adesso, secondo me, a tutti sta arrivando a casa il problema importante. Questo stamattina era, non so se si vede, ma fidatevi, una bolletta, no? E c'era un ristoratore di Firenze che dice: ma adesso mi sono arrivati a pagare 8.000 euro di bolletta, io che fo'? E Sì, quindi certo. adesso stanno arrivando le bollette, tutti i discorsi sul mondo, sulle cose, su. Non c'entra più niente, bolletta. Non lo dicevamo da un po'. Ma ecco, quindi insomma un po' conferma quello che volevo dire anch'io, no? Magari siamo in campagna elettorale, può essere anche conveniente aggravare la situazione, perché poi comunque chi vincerà si troverà a gestirla, se le cose poi non vanno così male come sarà detto, vabbè, sono stato più bravo, ecco, questo era. Oppure ci dobbiamo proprio preoccupare che ci si troverà come sembra, che ci staccano il gas, che verrà razionato, che non, insomma, che la gente dovrà chiudere le aziende, metterà in cassa integrazione. Cioè, secondo voi. Per evitare che ci chiudano il gas, chiudiamolo noi.
Questo è il grande ragionamento che mi sembra di aver sentito fino adesso, no? Ma non va bene, cioè, sono questioni che sono create in modo tale da renderlo evitabile. Cioè, i francesi a novembre hanno fatto questa legge tale per cui non c'è nessun francese che paga più del 4% di aumento rispetto alle bollette dell'anno scorso. Forse bisognava fare la stessa cosa. E Salvini però quando parlava di bollette a novembre nessuno gli dava credito. Ma ecco Borghi, le dico qui, oggi, proprio oggi ho letto che la nuova premier inglese farà altrettanto, ogni famiglia non potrà spendere più di una certa cifra. Ecco, ma voi oramai, se i sondaggi hanno un valore, sarete voi chiamati a governare. E quindi voi che farete? Dal nostro punto di vista questo è l'unico sistema per poterne venire fuori. Però perché... per esempio la premier inglese ha detto ci vorranno 180 miliardi di euro, in sterline sono 150, e l'Italia con questo debito pubblico può fare altro debito? La Gran Bretagna ha lo stesso debito pubblico nostro, come valore assoluto, un po' più alto. Sono 2.800 miliardi per intendersi, no? Quello della Gran Bretagna, quindi semplicemente se ne fregano, mi verrebbe da dire, perché avendo loro moneta propria servono? Cioè la domanda che si fanno sempre è serve o non serve, non ce l'ho o non ce l'ho, no? Invece da noi dobbiamo avere a che fare con la Banca Centrale Europea che se decide che servono, vedi caso, pandemia, quanto abbiamo speso noi? 180 miliardi, quindi evidentemente l'unità di misura dello sfacelo è questo 180 miliardi, no? Dice, infatti si potrebbe anche chiamarlo direttamente uno sfacelo, no? Quindi così sembra di meno. Metteremo a disposizione uno sfacelo di soldi, così è 180. Se ben vi ricordate, quando è iniziata la pandemia, il geniale ministro Gualtieri diceva che bastavano 3 miliardi e 6, no? Era tutto a posto. Gli diciamo, oh, ma sei matto, guarda che ce ne vogliono ben di più, ce ne vogliono almeno 50 solo per iniziare. No, bastano questi. E poi ne abbiamo dovuti mettere 180. Il fatto però che mentre è possibile farlo, perché com'è il meccanismo? Com'è che abbiamo trovato quei 180 miliardi per la pandemia? Lo Stato emetteva titoli di debito pubblico, la banca centrale li comprava, nessun italiano comprava titoli di Stato, eh? Penso che ce lo ricordiamo, eravamo chiusi in casa, non potevamo manco andare in banca, quindi figurarsi se compravamo i titoli di Stato a tasso zero o negativo. Li comprava la banca centrale, una volta comprati, li depositava in Banca d'Italia, dove tuttora sono. Quindi lo Stato ha avuto i soldi per poter pagare i ristori, senza praticamente fare debito perché quei titoli di debito sono in Banca d'Italia e quindi tu sei creditore e debitore. Ma ecco, però, si potrebbe fare. Però Borghi, allora siamo nell'euro, abbiamo la Banca Centrale Europea, proprio oggi c'è stato un aumento dei tassi quasi di un punto. Che avevano delle cose sbagliate, secondo me, o fumano delle cose sbagliate. Ma scusate, ma vi sembra normale? Cioè, cos'è la causa dell'inflazione? Chi sta a casa dice, ci pensa un po', dice, cosa sono le cause dell'inflazione, dell'aumento dei prezzi? Tutti rispondono, il gas e l'aumento dei prezzi dell'energia, no? Cioè, questa è la causa dell'inflazione. Non è che aumentano perché in giro ci sono improvvisamente il triplo dei soldi, no? E tutti giù a spendere facendo festa. I prezzi aumentano perché questo ristoratore che ha ricevuto la bolletta così alta dice, se io non alzo i prezzi, ci perdo, no? E quindi prova ad aumentare i prezzi, prova perché poi non è detto che trovi clienti. Ma se le cose stanno così, alzare i tassi, che diamine serve? Cioè alzare i tassi serve per drenare liquidità quando l'inflazione è data da un eccesso di denaro, no? Cioè troppo denaro in circolazione perché l'economia si surriscalda, tipo gli anni 80, no? Per dire. Che andavano tutto bene, tutti a comprarsi il Moncler, no? e le Timberland, no? Come me da ragazzo, e i prezzi aumentavano, alzi i tassi in modo tale da dire freno un attimo questo eccesso di consumo.
Ma qui se il problema è il gas, tu devi far arrivare il gas a prezzo minore, non devi alzare i tassi, No, se no anche perché risolvere stiamo l'inflazione. assistendo effettivamente a qualcosa, secondo me. Se no, poi la gente, oltre che le bollette, poi il problema dopo che avrà è il mutuo. Ah, certo, no, ma a meno che non ci sia la volontà, a questo punto che poi inizino di conseguenza ci siano i lavoratori che chiedono l'aumento dello stipendio, ci siano tutti coloro che possono, che aumentano i prezzi per trasferire sui loro acquirenti, sui loro clienti, l'aumento. A meno che non ci sia Ah, questa volontà. quello però sarà obbligatorio farlo prima o poi, eh? Infatti, però No, perché se ecco, l'inflazione. Allora, le è possibilità sono due. anomalo o no in questo momento questa situazione? Perché per ora. Perché poi, Mi ecco sembra che questo non si che, rendono no, conto. ma io quello che le chiedo, cioè non mi capacito, non mi spiego com'è possibile che i dipendenti in generale, fino ad ora, di fronte anche, perché è aumentato le bollette anche alle famiglie, non è che è aumentato solo alle aziende, e come mai non c'è stata una rivendicazione di aumenti per recuperare questi costi? Mi verrebbe a dire la coscienza di classe, poi viene fuori il vetro comunista, ma la coscienza sociale della gente si è addormentata. Non so se è stato la pandemia o cose di questo tipo, o idee marce tipo il reddito di cittadinanza o cose di questo tipo, cioè l'idea che tutto sommato tanto pazienza, poi alla fine mi siedo lì e qualcosa succede. Ma è evidente che chiunque abbia uno stipendio, se l'inflazione è il 10%, e quindi significa che il mio stipendio di 1.500 euro diventa di 1.350. Sembra lo stesso di 1.500 euro, ma in realtà è come se mi avessero tagliato lo stipendio Ma di sono già 150 sei euro. mesi che c'è questa situazione. Se lo Nessuno chiede facessero, niente. se l'avessero fatto così, cioè guarda, ti tagliamo lo stipendio, veniva fuori un casino che la metà basta, no? Lo fanno via l'inflazione. Ma ecco, voi pensate, ma voi. Ti ricordi? Si ricorda, scusate, sarà Uguale. quella cravatta lì che mi fa venire Non c'è senso problema, ora. di amicizia. Per convenzione ci diamo dell'equo, non è che Ma cioè. si ricorda quando è venuto fuori quel gran casino per quella tassa di un centesimo sui sacchetti della Sì, spesa, ma no? basta, ma dici. Cioè, lui dice, tu gli fai una tassa di un centesimo dei sacchetti della spesa a rivolta, gli pappi via il 10% dagli stipendi, Non dice niente. tutti bravi. Boh! Io sono stupefatto. Ma ecco, perché per esempio ora nella vostra coalizione c'è Fratelli d'Italia che ad esempio la Meloni è contraria a ulteriori deficit, no? Mentre mi sembra di capire la vostra posizione. E anche quella di Salvini è di dire, come ha detto ora lei, calmeriamo i prezzi dell'energia, se servono 180 miliardi si prendono, dove sono, si trovano, si prendono. Ma la Meloni ha detto non si può fare discostamenti. Come farete a contemperare queste due posizioni? Allora, premesso che sono riuscito. No, qua il microfono, quindi non faccio più così. Premesso che se sono riuscito in qualche maniera ad andare d'accordo, almeno per l'inizio della scorsa legislatura, con Toninelli, Bonafede e compagnia bella, sedersi poi al tavolo con Crosetto e la Meloni per me sarà un piacere, no? Cioè una soddisfazione notevole. Quindi non ho problemi a immaginare che andremo d'accordo, no? Da quel lato lì. Però siamo anche partiti diversi, questo spero che si comprenda, cioè queste elezioni le facciamo anche per capire un po' i rapporti di forza. Io capisco il desiderio di sembrare affidabili, no, nei confronti degli altri paesi europei, però qui sono dei problemi concreti, cioè i soldi per le bollette vanno trovati esattamente come stanno facendo tutti. Velocemente, così come stanno Però facendo gli altri ecco, paesi Borghi, europei. anche la questione, Non è che c'è tanto da discutere, no, come però fate? anche la questione la posizione ora filoatlantista di Giorgia Meloni, il sostegno alla guerra, la fornitura di armi, eccetera, mentre insomma la posizione della Lega
anche quella di Salvini, che da un lato dice valutiamo tutto, poi le sanzioni sì, ma vediamo che effetti fanno. Insomma, è una posizione completamente diversa da quella della Meloni. Ma a me, sinceramente, posto che queste robe qua dell'atlantista, dell'europeista, cose di questo tipo sono abbastanza curiose perché non mi risulta che nessuno abbia mai detto che la posizione dell'Italia deve essere magrebina o pacifica, non lo so, cioè, insomma, i nostri alleati sono quelli lì e li conosciamo. Sarebbe opportuno magari non subirli direttamente perché sennò una cosa è un alleato, una cosa è un padrone, no? Mi verrebbe da dire, a me piacerebbe che ci fosse Ma ecco, insomma, l'interesse italiano, la ecco, seconda davanti guerra a... mondiale l'abbiamo persa. Vabbè, ma vanno avanti per sempre, cioè, no, Però capito? L'ha persa anche la Germania, pure forse l'ha persa più la Germania ha che visto Borghi, l'Italia, eppure la Germania fa i cavoli ancora suoi. noi, per esempio, nei trattati di pace c'è scritto che non possiamo avere una porta aerea e quindi noi la chiamiamo un tuttoponte, utilizziamo altri nomi per definire le due di fatto porte aeree che abbiamo. Come diceva Mussolini, noi non abbiamo bisogno di portaerei, perché Italia è una portaerei protesa. Sì. No, no, ma per dirle, quindi per dirle è una No, ma per formalità carità, questa, poi sì, sì, no, ma risolto, però trattati ci effettivamente. sono, ma i trattati non dicono che Ma ecco, io lo volevo arrivare a dobbiamo un'altra considerazione, eseguire, no? Perché... perché sembra quasi che prima, in questo momento, ma anche prima della caduta del governo Draghi, il paese si divida. Tra i filo, quelli che dicono di essere filoatlantisti, quindi, e per il sostegno all'Ucraina, quindi fondamentalmente che considerano che l'Europa occidentale è in guerra con la Russia, fondamentalmente, come lo è di fatto anche gli Stati Uniti, e gli altri invece che hanno una posizione diversa. In questo direi che Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni avevano una posizione molto più simile a quella del PD su questo aspetto che alla vostra, no? Ma non è che c'è da immaginare dopo il 25 settembre di ritrovarsi con un governo di unità nazionale PD Fratelli d'Italia su queste posizioni? No, glielo chiedo, io No, ma non è una secondo me se dovesse... No, lo ma no, chiedo. penso proprio di no. Penso proprio di no. Ma cioè, se dovesse mai succedere questa roba che penso che non succederà, poi credo che la volta che la gente va là con il forco, perché non ho capito se Ma l'abbiamo detto prima, alla fine Borghi. tu voti tutto quello che cosa, ma gira di gira PD al governo. No, ma Ma Borghi. allora a questo punto suggerisco agli elettori, facciamo una cosa interessante, guardate, azzeriamo il PD, voi, allora voi a casa, anche se conoscete qualcuno, dovete dirgli per evitare rischi futuri, zero PD, quindi quando quel PD è a zero, a quel punto non si può mettere da nessuna parte, no? Perché se è a zero, per No, ma esempio, ma qui ad Arezzo, votando il PD, votate la Boldrini, no? Perché è capolista. Basta, azzeriamo e vedi che tutti questi problemi non ci saranno, no? Cioè, in futuro, e dice, eh sì, ma io non posso fare il mattone Borghi, perché lei, sarà zero. cioè, ora obiettivamente, perché nell'ultima legislatura abbiamo visto di ogni, ora, diciamocelo. Mi sa che No, non è finalmente che, stufato. però ecco, questa distinzione lei non l'avverte tra filo, cioè gli atlantisti senza se, senza ma, pro sostegno incondizionato all'Ucraina, quindi in guerra con la Russia, e gli altri, la vede Ma questo? secondo me non è proprio Non è così. no, la divisione che io ho sempre intravisto, diciamo trasversale fra le diverse forze politiche, è acritici nei confronti dell'Europa, qualsiasi cosa fa l'Europa va bene, va benissimo, e comprende tutto il Partito Democratico e comprendeva pezzi, di Forza Italia, no? E così di questo tipo, e quelli che invece sono, con un termine, eurocritici, no? Dove a un certo punto ti dicono, ma senti, se arriva un regolamento o qualcosa del genere dall'Europa, può anche essere che ci danneggia, no? Ecco, mi sembra che questa frattura si sia, diciamo, realizzata, che sia più chiaro il campo. Cioè, con Brunetta, la Gelmini... Ah, tra parentesi, votando il terzo polo qua, no, non votate Renzi, votate la Gelmini, perché Renzi passa a Milano. Sul Ah, perché Senato, lei pensa che Renzi qui prende tanti voti? no, io non credo, però Ah, no, metti, però l'altro giorno glielo ne ho incontrato, chiedono. ma no, per strada, però ne ho incontrato uno che invece voleva votare Calenda,
più che Renzi. Calenda forse, che però, ma essendo che lo stesso, diciamo che essendo Renzi che lo stesso e la partito, Boschi su Arezzo dopo le vicende, sì, ma anche Etruria, insomma, immagino, una grossa. Però glielo dico perché l'ho incontrato per strada, no? Quindi esiste, no? Cioè, quantomeno, forse era l'unico. Però questo dice, no, io voglio votare Calenda. Io faccio, vabbè, cioè, ognuno ha le sue perversioni, però sappia che qui ad Arezzo se fa la X sul terzo polo vota la Gelmini. Io no. E fa, eh sì, va a guardare le liste, e fa, questo è, e fa, ma e fa, cioè, tu sei al Senato, sì, e l'altra parte è la Gemina, vabbè, allora vorrà dire che voto te, io a lei un voto conquistato in campagna elettorale, quindi questa roba la ricordo perché evidentemente funziona, l'unico votante di Calenda qua ad Arezzo l'abbiamo convinto a votare Lega facendogli capire che in realtà votava la Gemina. Però ecco, questa roba, questa spaccatura c'è già stata, mi sembra che l'attuale maggioranza di centrodestra sia nella sua componente maggioritaria, vale a dire Fratelli d'Italia e Lega, un po' meno prona a dire sempre sì. Quindi insomma, lei vuol dire che le posizioni attuali di Giorgia Meloni sono solo a fini elettorali, poi passate le elezioni ritrovate la sintesi, sicuro? Io dico semplicemente che se uno a un certo punto non prende in mano la situazione dal punto di vista dell'interesse nazionale, non dura tanto, ecco, il governo, mi verrebbe da dire. Senta, veniamo ai primi provvedimenti che la Lega vorrà prendere in materia economica nell'interesse dell'economia generale, ma soprattutto della tranquillità sociale, della convivenza sociale dei cittadini, perché poi se sarete voi chiamati a governare vi troverete subito a fare la finanziaria. Certo. Beh, allora, prima cosa, questione bollette, tetto tipo Francia, no? Perché fatto questo, e quando ne arriva una? Non tipo Inghilterra, per esempio. Ma stanno facendo la stessa roba più o meno in Inghilterra, solo gli fanno valore assoluto. Ma perché però è diverso. Per 2 anni, cioè quella cifrona lì viene fuori perché loro dicono per 2 anni, no? La cosa. Però al di là del valore assoluto, sinceramente a me interessa l'incremento rispetto all'anno precedente, non all'ultima, no? In modo tale che diamo un senso alla cosa, perché se no altrimenti ricevo adesso la bolletta, dico oddio oddio, però non sto valutando che se le cose non cambiano in modo radicale in questa direzione, quella prossima è peggio. Cioè questo che mi manda la bolletta da 8.000, quella che stanno già scrivendo, no, per, che gli arriva poi a novembre, a questo punto è 10.000. E a quel punto voglio vedere come fa, no? Per cui questa roba qua deve assolutamente essere bloccata, questa è la prima priorità, penso per tutti, perché sennò che non sia il pensiero, cioè qualcuno dice ma non possiamo perché ci costa troppo, ma poi voglio vedere la cassa integrazione cosa ti costa, e mica è gratis, eh? Cioè se io faccio che questi qui prendono e chiudono tutto, oltre a non pagare più tasse e poi gli devi pagare la cassa integrazione, quelli da dove vengono i soldi? Dal cielo, cioè sarebbe più logico metterci la cifra che serve per tenere aperto, no, le cose, quindi dal nostro punto di vista questo è, e lo stiamo studiando da tempo con le diverse alternative. Se siamo un po' più preparati degli altri su questo tema non è che perché siamo, è perché lo studiamo da quando gli altri lo fanno, ecco, no? Per cui non è che l'abbiamo inventato noi, l'hanno inventato i francesi, hanno detto boh, vediamo come hanno fatto. Invece altra cosa da fare subito, l'estensione della flat tax. È ovvio che se tu hai una spesa forte in quel momento la tassa ti sembra l'ultimo dei problemi, però è anche vero che quel sistema per far rimettere in circolo poi l'economia e far ripartire, abbiamo dimostrato che funzionava con la flat tax, quella per i 65.000 euro. Ma uguale, quindi un'estensione pur... Sì, 100.000 euro di fatturato. Ecco, però allora se diciamolo che non è che... chi usufruisce di quel sistema, che è un sistema forfettario, di fatto paga sì il 15%, ma non detrae nulla, quindi lo paga sul ricavo, sì. Ok? Quindi ci sarà da verificare. Per la precisione funziona così, l'unica cosa che detrae sono i contributi, cioè se questo lo dico per chi non è dentro in questo sistema e che magari volesse sì, no, pensare, per far capire, perché sennò la gente no, spesso... volesse pensare, allora, in questo momento ci sono milioni di piccole partite IVA che hanno un fatturato non superiore a 65.000 euro, che utilizzando questo sistema cosa fanno? Prendono, tolgono gli eventuali contributi dal fatturato, gli eventuali contributi previdenziali, no, che hanno pagato.
Dopodiché applicano un coefficiente che a seconda dell'attività che serve per i costi, no? Quindi praticamente se io faccio un fatturato di 65.000 euro, magari diventa per 0,40, no? Cioè che serve per detrarre anche i costi forfettariamente, e quindi mi viene fuori 28.000 euro, no? Alla fine, dopo aver applicato il coefficiente. Su questo 28.000 euro di fatturato pago il 15%, basta. Finita la storia, quindi sarà 3.000 euro di tasse. Io ma ecco, e poi non pago neanche l'IVA, cioè nel senso divento in regime di esenzione d'IVA, no? Però nemmeno la detrai. Nemmeno la detraggo, certo, questo è. Alla fine non dico che si paga di meno rispetto a... No, c'è qualcuno che potrebbe pagare anche molto di più. Sì, c'è qualcuno che chi fa per esempio commercio... Chi detrae tutti i costi, no? No, ma chi vende, rivende beni di altri, forse non gli conviene. È per questo che l'abbiamo messo opzionale, no? Come regime contiamo di mantenerlo, no? In questo modo. No, ma questo per essere più chiari, perché sennò a volte sembra che uno... No, ma no. Sarà comunque... Ecco, se è quella... No. Alla fine uno paga forse di più rispetto a quello che pagava prima, ma molto più facilmente, cioè alla fine essendo che è una scelta, di solito chi ha scelto dice ma io mi è cambiata la vita, perché invece di stare lì a diventare matto con pacchi, cose, documentazioni, calcoli e così di questo tipo, faccio una pagina in 2 secondi e ho più tempo per dedicarmi a quello che mi piace. Senta Borghi, un'altra cosa. Allora, in questa situazione... Poi la prospettiva è per portarlo invece a stipendi e pensioni, no? Ok, quindi dopo sarebbe una cosa... Però diverso il meccanismo. Diverso, certo, chiaramente diverso, e comunque anche le minori entrate per lo Stato diventerebbero... Ma anche lì... Nel lavoro dipendente, non lo so, sì, certo. Le volte che è stata applicata anche per lavoro dipendente similare ha portato più getto. Comunque, ascolti, in questi ultimi 3 anni si sono andati acuendo le differenze, insomma chi è ricco è sempre più ricco, e ora basti guardare gli extra profitti delle imprese energetiche, e soprattutto negli ultimi 20 anni, col fatto che l'inflazione era zero, si sono tutelati enormemente i risparmi, mentre i redditi tutto sommato hanno subito continuamente aumenti delle imposte, no? Allora, uno dei modi per redistribuire ricchezza è sicuramente l'inflazione. Allora, non sarebbe potrebbe essere immaginabile da parte del vostro futuro governo riportare ad avere una certa inflazione, poi alla fine, diciamocelo chiaramente, per riuscire a redistribuire la ricchezza? Ma allora, la redistribuzione della ricchezza effettuata con l'inflazione è asimmetrica, no? Perché praticamente l'inflazione cosa fa? Toglie soldi a chi ha un reddito fisso, quindi a stipendi fissi piuttosto che a pensioni, e toglie meno, o quantomeno in teoria impatta di meno, chi ha la possibilità di fissare i propri prezzi, no? Cioè chi ha una rendita. Scusi se ne interrompo, ma anche il debito pubblico, se c'è un'inflazione del 10% ogni anno si svaluta. Se erano 3.000 scende a 2.700. Bravo. Allora che cos'è quindi l'inflazione? L'inflazione danneggia il creditore e aiuta il debitore. Io in questo senso qui sì, volevo... Quindi vedete che però non, insomma, è un effetto distorsivo che non è che ha necessariamente in sé della giustizia, no? Perché, cioè, non è che sono dalla parte del debitore rispetto al creditore, o sono dalla parte dell'autonomo rispetto al lavoratore dipendente, no? Cioè, non è che, e non mi sembra però sinceramente che queste categorie si siano enormemente arricchite, cioè non è che negli ultimi anni, nonostante i tassi fossero a zero, il lavoratore dipendente piuttosto che il pensionato li considero dei nababbi rispetto a... No, però i risparmi, anche se li confrontiamo con gli investimenti immobiliari rispetto agli investimenti immobiliari, in questi 20 anni c'è stato... Cioè, gli immobiliari sono scesi. Quello però purtroppo per colpa dell'IMU. Dov'è che hanno cominciato ad andare giù i valori immobiliari? No? Quando quindi voi, da tanto per tornare alla domanda... Farete lotte contro l'inflazione per tornare a un'inflazione bassissima, oppure è immaginabile politiche in cui è accettabile un certo livello di inflazione? L'inflazione non spaventa fino a che non sono tutelati, a meno che non siano non tutelati i salari.
Cioè, per dire, io se ci fosse un meccanismo piuttosto simile alla scala mobile, per intendersi, no? Per i più giovani che ci seguono, stiamo parlando di, si chiamava scala mobile, quello prima, fino agli anni 90, un meccanismo, io ne ho usufruito per i primi anni della mia vita lavorativa, un meccanismo tale per cui se i prezzi aumentavano, anche lo stipendio aumentavano dei prezzi, nella stessa maniera dei prezzi. Era una maniera che ti faceva vivere meglio, perché tu vedevi la tua busta paga che aumentava un pochettino, eri più felice. In realtà aumentava esattamente dello stesso livello con cui aumentavano i prezzi, quindi non è No, che per ti esempio, regalavano se uno nulla. comprava un Però immobile con un mutuo che era più difficile, ma a tasso fisso, dopo 2 o 3 anni di inflazione, la rata mutuo a tasso fisso è diventava. una scommessa. Se io faccio un mutuo a tasso fisso e No, poi i no, ma tassi scendono, ho se lo sbagliato, come ricorderà, sai? La insomma, voglia. uno comprava la casa, il problema, tutti dicevano, sono i primi 3 o 4 anni, poi pagare la rata Diventa leggera, diventa certo, leggera. perché aumentava. Sì. Questo sarà da vedere. Io non mi spaventa. Cioè, se c'è un meccanismo di tutela dei salari, l'inflazione non mi spaventa. Se invece si pensa di andare avanti così e tenere Senta, l'ultima fissi i salari e domanda, cose. Borghi. Il centrodestra viene un po' accusato di essere carente nei diritti civili, non lo so, ora lei non mi risponda Occhio che chi gli si rimane. italiani, non mi dica, gli italiani non sanno come Questa fare a della pagare Boldrini, le da guidata da Renzi. Renzo. Ecco, venite accusati di essere carenti in diritti, nella difesa dei diritti, no? Cioè, magari più concentrati sulle questioni economiche, sulle questioni di tutti i giorni, però ecco, cosa risponde lei? I diritti devono essere garantiti per tutti i cittadini e mi sembra che chi recentemente si è prodigato per farli saltare è stato Speranza, un altro che era candidato qua in Toscana nel 2018, a Firenze in quel caso lì, che a un certo punto con tutte le sue idee che si svegliava la mattina, no? Green Pass, cose, Green Pass per lavorare, no? O similari, mi sembra che abbia incenerito quasi tutti i diritti che mi venivano in mente. Infatti, una delle mie battaglie che era contro queste restrizioni, no, e così via, derivava dal fatto che normalmente i diritti costituzionali io andrei un po' cauto, ecco, prima di calpestarli, no? Perché se no, altrimenti c'è l'urgenza e quindi la tua proprietà privata diventa mia, il tuo diritto di circolare sparisce, no? Non è simpatico. Per quello che riguarda invece gli argomenti, lo ius qualcosa con cui il Parlamento era oberato, quando noi chiedevamo di parlare prima per le bollette, invece no, perché c'era il diritto dello ius scholae o cose e altri begli argomenti, la DDL Zan o similari. Ma io penso sinceramente che chiedere che gli italiani abbiano precedenza rispetto a chi è appena arrivato non sia un non riconoscere i diritti, significa semplicemente adeguarsi a quello che fa il resto del mondo. Non è che vengo dall'Empolese, no? Perché la sto girando tutta. Ecco lì, l'Empolese, devo dire, rispetto a fortunatamente l'Aretino, dove tutti i sindaci sono rigorosamente del PD ancora, no? E seminari, e quindi il risultato è che sono tutti in giro e non si preoccupano più di tanto delle bollette perché la prima preoccupazione è che girano per strada col macete, no? A Castel Fiorentino, settimana scorsa, uno per essere originale, no? Ne aveva due di macete, girava per le strade così, sono i video, no? Da vedere. Quindi diceva: prima porto a casa la pelle, poi penso a pagare la bolletta. Ecco, se c'è disoccupazione e se in questo momento ne abbiamo fatto tutto l'inizio della trasmissione e tutto il resto della trasmissione a parlare su come tutelare i posti di lavoro, no? Ma uno che arriva adesso con un barcone, che prospettiva ha di lavorare? Secondo me no. E se uno non ha la prospettiva di lavorare, poi delinque perché si deve mantenere. E allora gira col macete. Quindi non è negare il diritto a questa gente di sbarcare nelle nostre coste. No, è evitare che vengano fatte delle cose Però fatte male. Cioè, l'immigrazione, se hai bisogno di manodopera, il Veneto, negli anni 90 è stato un esempio virtuoso. Cioè, c'era bisogno di manodopera,
si apriva le porte a chi voleva effettivamente venire a lavorare ed era qualificato. Però per esempio, infatti stavo dicendo, ma il discorso dei flussi è stato completamente, quelli regolamentati è stato completamente abbandonato, perché forse ultimamente c'è stato un provvedimento. Però ecco, assistiamo anche a un altro fenomeno tremendo, che è quello che i nostri giovani che hanno studiato e che sono preparati se ne vanno all'estero. Ho capito, ma... Cosa facciamo? Li sostituiamo con i No, mattoni? Non dico che li sostituiamo, no. Ma che politiche... È andato via Filippo e arriva a me. Va bene, ma ho capito, ma che politiche volete intraprendere affinché intanto si interrompa questo flusso, anche perché questi giovani li prepariamo a spese di tutti, poi se ne vanno a arricchire la Germania, la Francia. Quanto ha ragione, questo è uno veramente ho capito, degli impoverimenti più... Però come... È l'unica maniera la crescita economica. Cioè... Se si riesce, ci sono 20 anni che noi non cresciamo, io posso capire che uno dica, ma io vado dall'altra però parte. Però avete governato anche voi in questi 20 anni. Pochino, e non mi risulta mai, tranne nell'ultima parentesi, che però oggettivamente era, diciamo, dominata da Draghi, nessun ministero economico. Il primo governo Conte c'eravate voi, Oh. Ah, primo governo Conte è durato piuttosto poco, e non appena abbiamo fatto qualcosa di buono, tipo l'inizio della flat tax, ma non appena abbiamo cominciato a mettere mano a cose un pochettino serie, tipo per esempio la flat tax, quella più estesa, vi ricordate cosa com'è andata, no? Che hanno cominciato a dire di no a tutto perché avevano paura dei sondaggi che li davano in calo verticale, no? Il Movimento 5 Stelle a quel punto... Noi, sì, no, ma va bene, però insomma, ecco, non può dire, senso, non può dire noi non cosa, siamo al governo dal 2011. Il PD ha governato 9 degli ultimi 10 anni, e noi abbiamo governato uno degli ultimi 10 anni, ora diciamo le cose come stanno. Un anno e mezzo più uno con un anno e mezzo con Draghi, 3 anni. Ho capito, ma con Draghi è un governo di unità nazionale, non è che ci ascoltassero più di tanto. Ma c'eravate voi, mica. Ho capito, ma cioè, veramente, cioè, il PD 9 anni su 10 degli ultimi, no? E anche prima. I nostri ministri, quando c'era, vi ricordate, Maroni, ministro interno, Castelli, ministro della giustizia, sull'economia raramente si toccava palla. Anche perché molto dipende dall'Europa. Va bene. Qualche numero ce l'avevamo, insomma, e anche adesso io penso che il Dipartimento Economia della Lega... Vincete, diciamo. E con che percentuali? Ah no, adesso dipende da voi, sarebbe ingeneroso anticiparvi. No. Voi pensate ad azzerare il PD, la nostra percentuale poi aumenta, no? Cioè, capito? Perché dato che le percentuali poi alla fine devono fare tutte 100, se uno diventa 0, gli altri crescono. Quindi diciamo a far così. E invece i rapporti di forza tra Lega e Fratelli d'Italia, come se li immagina? A me piacerebbe tantissimo che si arrivasse alle elezioni con un'emozionante sfida voto a voto, no? Per vedere chi ha un voto di più. Ma insomma, dai sondaggi non sembra che vada a finire così. Va bene, allora le lascio lo spazio per il suo appello elettorale e niente, prima dei saluti, vada. È molto semplice, 0 PD, voi fate anche 0 5 Stelle, ma che meglio. Voi se fate 0 PD e 0 5 Stelle, cioè voi conoscete qualcuno ogni tanto, no, probabilmente, che dice che nel segreto della vostra stanzetta vi confessa che vota PD, ecco, gli dite, dice no, questa volta castigali. Prova a fare qualcosa di diverso, no? Perché di solito si dice sempre che quello del PD in ogni caso va lì e vota sempre qualsiasi cosa succeda. Ecco, sto giro, no, facciamo qualcosa di differente, votate centrodestra, chi preferite. Ovvio che io vi posso suggerire che la Lega, tutte le volte che conquista un territorio, poi di solito viene mantenuto anche da queste parti. Poi vi posso anche sempre dire che in squadra con me per il listino al Senato, scheda gialla, marcare solo il simbolo. C'è dentro una forza della natura in squadra come Mario Agnelli, il sindaco di Castiglion Fiorentino, che ho voluto fortemente in squadra e che penso che sia amato da tutti. Datemi una mano, porta anche lui in Senato, posto che non abbandonerà il suo posto di sindaco a Castiglion Fiorentino, e vedete che tutto andrà meglio. Bene, grazie Claudio Borghi. È stato un piacere e grazie a tutti i nostri telespettatori. Arrivederci.